Ciao a tutti e benvenuti in Tessila News. Se il mega gomitolone da 500 grammi vi ha letteralmente conquistato per resa infinita e morbidezza, beh allora non potrete non adorare la sua versione mini. È il bravissimo 50, quindi stessa qualità, stessa mano e stessi colori, ma in versione mini. Analizziamolo nel dettaglio. Eccolo qui il nostro bravissimo 50 che, come dice la parola stessa, si presenta in gomitolo da 50 grammi per una lunghezza di circa 150 metri. È composto per il 100% da morbido acrilico e ricordiamo certificato Ecotex. È consigliabile in questo caso l'utilizzo di ferri 3,5-4 o di uncinetto 3-4. Ma passiamo ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Anzitutto è consigliabile stirarlo ad una temperatura che non superi i 110 gradi. È possibile utilizzare qualsiasi solvente eccezion fatta per il tetracloretilene. Non è possibile candeggiarlo. Si può lavare ad una temperatura massima di 30 gradi e non è possibile utilizzare in questo caso l'asciugatrice. È consigliabile poi sempre disporre la creazione per l'asciugatura su un piano orizzontale. Lo vediamo quindi nella sua variante gialla, ma analizziamo un exploit di colori partendo poi dal rosso, il corallo, il lilla, gelso e fucsia. Passiamo adesso a quattro splendide colorazioni quali il salvia, il verde, l'avio e il celeste. Ecco invece quattro colorazioni tra le più ricercate, quindi il nero, il bianco, il blu e il bluette. Eccolo invece nei toni caldi del nocciola, beige, panna e senape. Meraviglioso anche nei toni polverosi del tortora, grigio chiaro, grigio e marmotta. Ecco adesso il turchese, prato, petrolio e Tiffany. Ed ecco adesso un bel color coccio seguito da smeraldo, moro, salmone e carta zucchero. E concludiamo con quattro splendide tonalità che vanno dal rosa cipria, glicine, rosa e rosa baby pink. Come avete visto, una gamma di colori immensa e il bello del bravissimo 50 è che si presenta proprio come il jolly indiscusso di casa Tessiland. Infatti, se ad esempio avete avviato un lavoro con il mega gomitolone bravissimo da 500 grammi e vi manca giusto qualche grammo per terminare il vostro lavoro, beh, allora entra in gioco lui. O ancora, se avete in mente dei progettini che non richiedono un quantitativo eccessivo di filato, che appunto è previsto nel caso del bravissimo da 500 grammi, in questo caso per realizzare ad esempio amigurumi o simpatici portamonete potrete utilizzare lui. Poi, come avete visto, i colori sono davvero tanti e quindi quale modo migliore per sfruttarli al meglio se non ispirandoci al cardigan della fata tuttofare. Lo ha denominato cardigan Harry Styles, tra i più ricercati, soprattutto tra i giovanissimi, e quindi seguendo il suo tutorial vedrete come sarà molto semplice ma anche divertente realizzarlo. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!